Allora, tutti ragazzi, bentornati sul canale del Signor Shady. Siamo qui per continuare la nostra carrierona con FIFA 22. Siamo in finale di EFL Trophy. Dobbiamo assolutamente vincere contro il Salford. Come vedete, le aspettative della dirigenza sono inaspettatamente, devo dire, al 58%, li mortacci loro, senza scendere troppo sul volgare, perché potrei dire di peggio. Siamo primi in classifica in campionato. Il campionato, devo dire, sta andando benissimo. Siamo usciti soltanto in FA Cup prima di raggiungere gli ottavi di finale. Purtroppo siamo stati sfortunati in quella partita, molto sfortunati, devo dire. Quindi andiamo subito in campo contro il Salford. Ragazzi, ho fatto un sacco di acquisti. Penso arriveranno almeno 6-7 acquisti nella prossima stagione, se non mi cacciano. Se non mi cacciano, molti sono arrivati a parametro zero, altri li ho comprati, ma ovviamente arriveranno a giugno. E vedremo, vedremo. Li vedremo in futuro, appunto, se non mi cacciano. Quindi andiamo in partita contro il Salford. Buttiamoci e andiamo a vincere questa coppa, la nostra prima coppa in questa carriera con la Shady FC. Potrebbe essere il primo trofeo vinto da questa nuova squadra inglese. Andiamo. Eccoci qua, finalmente ragazzi, la finale. È pieno lo stadio, è pienissimo. EFL Trophy giocherà il nostro Caio Jorge, capocannoniere anche di questa competizione. Mamma mia, guardate, guardate lo stadio, è pieno. Ma questo è Wembley, se non sbaglio, eh? Si gioca a Wembley Stadium la finale? Non lo sapevo, non lo sapevo. Eccoci qua. Da Wembley Stadium in diretta. Si comincia. Andiamo a vincere. Ci proviamo. Bravo Caio Jorge. No, il passaggio bruttissimo. Caio, ma che cazzo fai? Però siamo ancora in attacco. Bravo Caio. Oh, è buona. Tira. Un peccato. Siamo partiti bene. Jorge però ha sbagliato il passaggio, deve migliorare ancora sull'ultimo, appunto, sull'ultimo assist. Porca miseria, questa è brutta. Deve intervenire. No, Tomas Asante ci salta. Bravo Robinson, non mollare, non mollare, che qua se prendiamo gol è già finita, porca miseria. Bella, vai Robinson. Vai Robinson! Il gol di Robinson! La persona che meno ti potevi aspettare si fa trovare pronta in attacco addirittura. Non so chi ha dato la palla a Gervinho, ma grande assist. Per l'assist. Mi sono confuso. Non so chi l'ha data, forse l'ha data Caiorga, Gervinho. Grande passaggio. Robinson che fa la sovrapposizione sulla fascia e segna. Secondo gol in stagione per Robinson, primo in questa competizione, ma secondo gol ed è un secondo gol importantissimo, incredibile, non me lo sarei mai aspettato, vi giuro. Bravo Robinson. Bella! Caio Jorge vicino al raddoppio. Il cross di Juvara, bella l'azione con Caio Jorge che appunto apre il gioco verso Juvara che poi punta l'area di rigore, la mette in mezzo e purtroppo Caio Jorge c'ha un po' la testa spigolosa, non riesce a prendere la porta. Ok ragazzi, è iniziato il secondo tempo e devo dire non c'è da fare tanta disamina della partita perché stiamo giocando molto meglio noi, loro non ci hanno fatto neanche un tiro in porta per ora. Era meglio non dirla questa cosa, vero? Però adesso Gervinho può volare, c'è dall'altra parte Juvara. Ma che cross del ca! Che cross del ca, Gervais! Te sei fatta i piedi, mannaggia, devo chiamare Geppetto qua per rifarsi i piedi. C'hanno le squadre lunghe. Vai Gervinho! No, c'è ancora Robinson! No, Gervinho! Hanno alzato il pressing, boys! Hanno alzato il pressing! Godin! Titolare oggi ovviamente Godin con la sua esperienza. 35 anni.
Ancora il terzino! Powell! Ci ho provato con un altro terzino. Mamma mia, i terzini hanno tantissimo spazio in questa partita. Bravo Juvara in fase difensiva addirittura. Torna indietro, che qua è pericoloso. Oddio, che bomba che gli ha tirato. Occhio. Attenzione. Attenzione! Eccolo qui! Eccolo qui! Caiorghe, c'è anche lui! Iscritto sul tabellino dei marcatori. Mamma mia. Fenomeno, fenomeno. Grande azione, eh? Ce la siamo fatta pure tutta commentata così. Mamma mia. Che roba, che roba. Signori, ci siamo. Ultimi minuti insieme. Mamma mia, mamma mia, si sta per avvicinare questo momento incredibile. Oh, Nyonto! Ah, peccato, l'ho fatto entrare. L'ho fatto entrare a posto di Carvaio. E finisce qui, signori. Finisce qui. Shady FC vince la Coppa EFL, l'EFL Trophy. Guardate il nostro pubblico, i nostri fan come esultano. Powell non ci crede perché è stato l'unico terzino destro di questa stagione a giocare. E se si fosse rotto lui, sarebbero stati grandi uccelli senza zucchero. Grande, grande Godin che arriva a gennaio e già vince una coppa. È anche merito suo, è anche merito suo. Belle chiusure, grande Godin. 35 anni, anche capitano. Non l'ho messo io, eh. Non so chi l'ha messo capitano, vabbè. Quindi, sarà Godin ad alzare la coppa. Eccoci qua. È ultimo Godin, dietro Robinson che ha fatto una partita incredibile, il nostro terzino sinistro, acquistato e consigliato dal buon Gabriel, il nostro osservatore. Eccolo qui, Godin si accinge per alzare questo coppone. Eccolo qua. Oh, vedi, 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 eccolo qua. Godin, grande Godin. Grande Shady FC, spero che la dirigenza noti tutta questa passione e tutto questo gran calcio. Mamma mia, questo è gran calcio, signori, gran calcio, tutto merito di Jerry Bonolis. Grande Jerry Bonolis, grandissimo. Ok, signori, guardate il Salford, i tifosi del Salford sono veramente incazzati neri, ma è il nostro momento di gloria, è il nostro momento di gloria. Andiamo a vedere se la dirigenza, insomma, ce la valuta questa grande vittoria in EFL Trophy. Ti prego, dirigenza, sono stato bravo? Come 58 ancora? Ma andate a fare... Guardate, cioè, la classifica parla chiaro, 39 partite... Gli altri ne hanno giocate 40, 41 e io sono ancora primo, ho 84 punti, a 3 punti in più dalla seconda, con 2 partite in meno. Ma signori, mamma mia. Vabbè, andiamo nella prossima partita che è contro chi? Contro chi? Ah, qua c'è un'offerta di trasferimento che accetterò assolutamente perché Harvey non trova più spazio in questa squadra, quindi può anche andare via. Vediamo, vediamo. Allora, siamo a sabato 9 aprile 2022, giochiamo contro il Burton, che è quindicesimo. Ok, andiamo in partita, ragazzi. Eccoci qua, seconda partita del giorno. Grande parata di Ampagadebdu. Il nostro portierone è migliorato tantissimo, devo dire, rispetto alle prime uscite. È diventato un gran bel portiere. Bella. Gran gol, Juvara. Sull'assist di Gervinho di sinistro. Stavolta i piedi di Gervinho hanno funzionato. Se ci fosse arrivato Kyorg con la sua testa spigolosa, probabilmente. Oddio, mi ha preso anche il singhiozzino. Probabilmente l'avrebbe mandata a quel paese. Però grande, grande gol di Juvara. Bravo, di testa, così, preciso, semplice. Un po' di naso anche l'ha presa. È il gol del Burton qui. Sempre. Sempre minuti di recupero. Che palle, c'è veramente un calo psicologico ai minuti di recupero. E che è, oh, ogni volta prendiamo gol.
Godin salva un gol fatto. Bravo Godin, meno male. Ti prego Gervinho, devi partire. Bella. C'è Kayorghe. Kayorghe. Rete. 2-1. Abbiamo rischiato con Godin. Cioè no, con Godin, con il Barton, e Godin ci ha salvato. Bella partita, combattutissima, non me l'aspettavo, fuori casa contro il Barton. Ultimo minuto, ultimo attacco anche del Barton, vediamo questi minuti di recupero che a noi ci fanno tanto paura, infatti. Meno male, grande Walsh. E finisce qui ragazzi, ci portiamo a casa anche questi 3 punti. Andiamo a dare uno sguardo alla classifica. Perché potrebbero esserci dei risvolti interessanti. Non so quante partite mancano alla fine del campionato. In teoria ne dovrebbero mancare, penso, 5. Non lo so, non lo so. Siamo a 87 punti con 40 partite giocate. Come al solito ce ne mancano 2. E abbiamo lo scontro diretto nel prossimo episodio. E poi il primo recupero. Quindi giochiamo contro il Wycombe di venerdì addirittura. E poi c'è un'altra partita la domenica. Madonna però, così è un'ammazzata. Allora, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, attivate le notifiche del canale perché qua si sta entrando nel vivo e tra poco inizieremo la nuova stagione. Ci sentiamo alla prossima. Vi voglio bene, ragazzi. Ciao, regà. Mi raccomando, fate i bravi.